Cadiamo come petali. Piangere. Rossana Casale a Radio Incontro. Sarà al Teatro Golden per la rassegna Tu per Tu con il giorno 12 aprile, venerdì, e sabato 13 aprile. Rossana Casale con Jazz, 30 anni da brividi acustica, e con grandissimo piacere la salutiamo. Rossana, sei una grande. Ciao, grazie. Siamo cresciuti insieme a te con questi pezzi meravigliosi. Ne hai tantissimi, no? Brividi che abbiamo ascoltato, A che servono gli dèi, di Dean, insomma, li riproporrai tutti, vero? Io ho avuto sicuramente degli autori eccezionali come Maurizio Fabrizio e Guido Murri, però anche la collaborazione con Grazia Di Michele per me è stata molto importante, e molte altre collaborazioni che ho avuto, quindi sicuramente sono stata fortunata, ecco, di incontrare persone meravigliose. Sì, cercherei di portare al pubblico la mia storia, cioè cercherò, lo farò. La mia storia personale, la di Rossana che si affaccia alla musica, raccontare al mio pubblico un po' come questa, da questa strana famiglia che è stata la mia famiglia di artisti, tutti fotografi, pittori, eccetera, è nata questa ragazza che sono io, amante della musica e del jazz e della musica etnica, così sincera. Un racconto in musica, sicuramente attraverso i brani che più conoscono, però anche un racconto a parole, no? Sarà un dialogo. Poi questo teatro te lo permette perché è una piccola arena, il pubblico tutto molto vicino, è molto bello. Sì, assolutamente. Quindi Rossana, come presenterai questo spettacolo Jazz 30 anni da brividi? Così, come ti ho detto, cioè con i miei musicisti, con Emiliano Beniazzano Fondo, Armando Dodaro, Francesco Gonzaga al sax e Gino Casamuso alla chitarra, e con questa situazione acustica sarà un ripercorrere la mia carriera pop, ma anche il mio amore per jazz, quindi sarà un insieme di tante cose. Io prima, Rossana, ho citato di Dean, che è stato firmato da te e da Alberto Fortis. Sì. Anche Alberto Fortis sarà in questa rassegna Tu per Tu, e sarà anche qui al telefono con noi più tardi. Quindi questa collaborazione con Alberto Fortis è stata molto bella, no? Il periodo di Dean. Raccontaci un po' anche di questo pezzo. Ma innanzitutto ci sarò anch'io, farò un blitz nel concerto di Alberto, come nei due concerti miei ci saranno il primo giorno Grazia Di Michele, che verrà a cantare con me, e il secondo giorno invece Mariella Nava, quindi il 12 e il 13. E, Alberto e io ci stiamo sentendo per telefono, è un'amicizia che è rimasta forte, ci volevamo molto bene, eravamo dei ragazzini quando al tempo di Didin, stavamo insieme, perché siamo stati due, è stato il mio primo grande amore, e io lo sentivo suonare il pianoforte in camera da letto e provare questi brani, così un dono. Sentì lui suonare questo brano che canticchiava in un finto inglese, e ho cominciato a scriverci su un testo pensando alle cose che mi diceva lui, no? I nostri discorsi di notte, così. E poi sono entrata in camera e ho detto: non sai che ho scritto un testo su quello che stai suonando? Ed è nata Divin. E poi dopo io l'ho portata ai discografici un po' con questa cassettina con cui si chiamano i provini, no? Quindi avevo fatto dei provini di Alberto.
che bello. Finalmente poi sotto spinta di Loredana Bertè, che mi voleva bene, mi stimava tanto, parlando con un discografico, dice: ma guarda che c'è la mia ex corista e fidanzata di Alberto, che è molto valida, ma perché non ascoltate le sue cose? E mi chiamò. Incredibile. Mi chiamò la Phonogram, allora si chiamava, poi Philips e poi Universal. Mamma mia, una storia veramente bellissima da sentire, veramente bella. No. Beh, si faceva musica dalla mattina alla sera, si viveva dentro la musica, si andava a ascoltare tanta musica, era, certo, era veramente forte la vita, era forte, intensa, voglio dire, la vita che era quella musicale. Adesso chiaramente molto, molto cambiata, più rivolta alla televisione. Si è spostata e si è anche spenta in un certo modo, perché c'è una grande crisi, ovviamente anche nel nostro settore. Purtroppo sì. Sì. Senti Rossana, leggevo che nel 95 è successa una cosa bellissima, ovvero hai cantato un'Ave Maria inedita a Loreto davanti a Papa Giovanni Paolo II. Parlaci un pochino di questa esperienza. È stata una grande emozione quella lì, proprio grande emozione. Io veramente devo dirti che anche lì c'è una storia dietro. Vincenzo Zitello mi aveva chiamato per andare con lui a presenziare questo concerto, questo grande concerto di tanti artisti, insomma, a Loreto, davanti al Papa. E così lui mi ha fatto sentire questa musica che lui aveva scritto, molto bella. Io gli ho detto: ma sarebbe bellissimo che tu mettessi un'Ave Maria, no? Questa musica è stupenda. E così lui ci lavorò, e la cosa incredibile è che ci stava perfettamente tutta la preghiera in questa musica che lui aveva composto, eccetto una parola, che era la parola peccatoribus. Mm-hmm. E io decisi insieme a lui di togliere la parola peccatoribus, proponendo una nuova Ave Maria senza sensi di colpa, diciamo così, senza darci dei peccatori necessariamente, certo, no? Prega per noi e basta, senza dire che noi siamo veramente sbagliati. Quando cantai questa Ave Maria davanti al Papa, a parte il fatto che io ero andata lì senza veramente una, non so come dire, non è che ero proprio fan dei papi, cioè andai lì con l'idea di fare un lavoro professionale. Invece quando me lo trovai davanti, sentii la santità, sentii proprio un'emozione enorme, cioè mi scesero le lacrime, mi aiuto, cosa mi sta succedendo. E quando cantammo questa Ave Maria, a un certo punto, nel punto dove noi saltiamo la parola peccatoribus, il Papa si è girato e ci ha guardati, e io ho pensato: siamo scomunicati, ci scomunicherà. E invece quando poi ci siamo avvicinati a lui alla fine del concerto per la benedizione, lui mi ha guardato dritto negli occhi e mi ha detto: siete stati molto bravi. Non me lo dimenticherò mai, è stato molto bello quel momento. E ci credo, immagino. Ci credo. Anche probabilmente questa vostra divagazione è stata importante, forse per dare un senso meno ufficiale, no? Ma più confidenziale. Sì, brava. In effetti, probabilmente lui ha sentito questa cosa, che noi avevamo bisogno di andare avanti, di viverci come musicisti, no? Certo. Di cantare questa Ave Maria più da musicisti che da coristi, da credenti. Da credenti, diciamo, sì. Esatto. Quindi è un uomo incredibile. Ho pianto molto quando lui è morto, sai, mi ricordo ero in teatro, stavo facendo un musical di Weber, e ci avvisarono poco prima di andare in scena che lui era morto, e fermammo ovviamente lo spettacolo, non andammo più in scena, però ci presentammo tutti davanti al pubblico annunciando tutta la compagnia, dicendo che era successa questa cosa e quindi che noi decidevamo
No, non è vero, lo sai che mentre ti ricordo che l'abbiamo detto e abbiamo detto che invece saremmo andati avanti, proprio dicendo che siccome il Papa era stato da giovanissimo un attore, sì, era giusto che il teatro andasse avanti e lo onorasse. Che lo spettacolo continuasse. Mi è fatto venire in mente perché c'è stata una lunghissima discussione su prendere questa decisione, eravamo tutti molto dolorati, un Papa che abbiamo amato tanto, ma anche Papa, sì, Francesco si fa amare, per carità, tantissimo. Assolutamente sì. Sì, è diverso, ma si fa amare anche lui. È diverso, sì, è un altro tipo di uomo, un altro tipo di uomo. Sì. Rossana, io ti sento parlare e mi rendo conto che hai un grande cuore, davvero, e tu che hai fatto parte, sei un po' un'icona per noi, hai fatto parte della storia della musica italiana, non so se avremo più i grandi nomi come voi, tu, Vasco Rossi, Mina, Zucchero, Mia Martini, Loredana Bertè, no? Alberto Fortis, questa responsabilità, tu credi che i giovani possano sentirla? Allora, innanzitutto ti ringrazio perché mi sembra esagerato che mi metti vicino, no, a certi nomi così grandi, però sicuramente quello che è nostro compito è di portare questo senso di responsabilità ai giovani musicisti, farli capire che fare musica non è un gioco, è una cosa molto seria, ci vuole tanto studio, molta dedizione. Non si fa musica per diventare famosi, si fa musica perché è parte del tuo sangue ed è una necessità, e la cosa che vorresti è di fare la fine di Miriam Makeba o di Mango e poter morire mentre stai facendo il tuo concerto, no? Cioè di avere quel senso di sacrificio meraviglioso, amore e dedizione per la musica. Purtroppo chiaramente, come ti dicevo prima, molte cose si sono spostate, è un po' cambiato il significato di fare musica. Io vedo anche tanti allievi miei di conservatorio che non hanno ancora fatto il secondo anno e stanno già insegnando, no? Non c'è neanche il sogno, gli è stato tolto anche il sogno di poter creare un loro percorso artistico. E tante volte io lo dico ai miei ragazzi, ma tu hai già smesso di sognare? Perché io alla tua età non dormivo la notte per ascoltare, per scrivere, con le cuffie, questa tastiera in camera, ce l'avevo attaccata al letto, che poi è un'abitudine che ho ancora perché il mio pianoforte è in camera da letto. Bellissimo. Che è proprio di vivere dentro la musica. Questo senso di responsabilità qualcuno ce l'ha proprio perché non vorrebbe fare nient'altro. Altri forse non sanno neanche loro perché stanno facendo musica e quanto vogliono approfondire la cultura e la conoscenza della storia della musica. È compito nostro quello di cercare di tenerli, no? Entusiasmarli. Si può fare, sì, esatto, di farli credere, ecco, credi, sogna, lotta, combatti, fai, certo, stai al pianoforte, scrivi. No? Passare questo testimone, Rossana. Sì, anche, no, io ho dei ricordi di me, mio chitarrista, che poi è diventato arrangiatore, un bravissimo arrangiatore, così che ci rivedevamo una scatoletta di tonno, cioè ci sono quei momenti, ma tu non cambieresti, vuoi stare lì, vuoi continuare a stare lì, quindi è il nostro compito, dai. Sì. Anche il vostro è della radio. Sì, è vero, anche della radio. Per far conoscere a questi ragazzi la musica, perché non conoscono così poco, conoscono solo quello che succede adesso, ma della storia della musica viene poco, la musica viene poco trasmessa. Io mi ritrovo a insegnare anche cose dei Beatles, cose che secondo me dovrebbero essere dentro la pelle, non so come dire, come tramandate, sì, certo, attraverso il sangue. Certo, nel DNA. Nel DNA, no? E invece ti accorgi che sanno poco e anche là
gli obblighi ad approfondire, a conoscere, a scoprire, a leggere, a non farsi dare il cibo di cercarlo a loro. Certo. E tu che sei insegnante di musica, insegnante credo anche di canto, vero Rossana? Sì, certo, di canto principalmente. Tu che sei insegnante, quindi che credi in questo, cosa diresti ai giovani di oggi che purtroppo molti fanno musica ma non intraprendono la strada del conservatorio? Ma comunque di studiare, nel senso, la strada del conservatorio è una strada. Io, come mio figlio per esempio, che invece non fa musicista, fa un disegnatore, però io gli ho detto che io pretendo, glielo chiedo forte a voce alta, di fare, infatti lo sta facendo, le belle arti all'università. Perché? Perché è il tuo, anche non solo la cultura che apprendi, l'esperienza che fai, perché è un momento meraviglioso l'università, le persone che incontri, che ti porterai, i maestri che incontri, che sono importantissimi, così. Però è anche quella cosa che ti porta un domani a un piano B, nel senso che se tu domani veramente vuoi essere un professionista, o che insegna, o che fa parte di una grossa casa di produzione, più che un'orchestra, più che quello che è, il fatto di aver studiato in conservatorio sicuramente ti dà delle cose, ma non è l'unica cosa, nel senso sicuramente anche mettersi insieme ai musicisti, cercare di suonare il più possibile, facendosi rispettare, facendosi pagare, anche quella è una grandissima esperienza. Bisogna studiare a casa, ci sono tanti modi anche di trovarsi dei maestri, oppure oramai con i tutorial possono. Certo, non è come andare in conservatorio, esatto, in qualche maniera, voglio dire, in qualche maniera. Intanto è un insegnamento, dici tu. Almeno per capire e ascoltare tanta musica, perché sennò alla fine i pezzi sono tutti uguali, perché si sente che la musica che nasce oggi viene da un non conoscere l'armonia musicale. Sempre tre accordi, se non tre accordi, ma non tre accordi come erano le melodie dei Beatles, sono tre accordi con le stesse quattro note, melodie, e purtroppo la musica si è molto molto impoverita, non è tutta, non tutta, non voglio fare l'anziana, certo, che dice i miei tempi, però è vero che la qualità si è molto 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 abbassata anche nei testi, c'è racconto dell'uomo dentro la musica, è un po' così, un po' flat, un po' piatto, quindi sì, questo io gli direi. Bene, grazie. Ma a proposito di giovani, il tuo concerto verrà aperto da una giovane cantautrice, Valeria Crescenzi. Tu hai già avuto modo di conoscerla, di confrontarti con lei? No, ho avuto modo di sentirla perché sono andata in giro a scoprirla attraverso internet, non ci siamo conosciute perché il giorno della conferenza stampa lei non c'era. Però è molto brava, sono sicura che farà la sua cosa, farà il suo percorso. Certo, quelli che nascono oggi non nascono in un periodo facilissimo della musica, però non è detto niente, bisogna crederci, e lei sicuramente una di quelle che fanno una, no? Quelle perle rare che vedi in giro e dici non mollare, mi raccomando. Tieni duro, sì, assolutamente. Rossana, ti ringraziamo tantissimo per questa intervista e ti auguriamo tanta buona fortuna per la tua carriera futura, per questo spettacolo in particolar modo, che, se vuoi ricordare l'appuntamento. Esatto. Allora, 12 e 13 aprile, questa prossima settimana, sono al Teatro Golden a Roma con il concerto Jazz 30 anni da Brividi, di jazz il titolo, ripercorro i miei successi, il mio percorso musicale pop e jazz, sarà un bellissimo incontro con il pubblico, vi aspetto tutti, più possibile,
e poi alla prossima, ci sentiamo presto, grazie a voi, è stata una chiacchierata molto piacevole. Anche per noi, Rossana, ti rivedremo a Sanremo, perché ho nostalgia. Chi lo sa, sai, là, anche là, se tu hai il brano giusto, l'album pronto, io in questi anni pensavo molto presa a tante cose e devo dire non mi sono più dedicata mille per mille al creare un nuovo prodotto, scrivere degli inediti, così. Adesso, in questo periodo, sono al pianoforte e sto scrivendo. Non so quando, non so se presto o tardi, la musica ha i suoi tempi. Però sì, c'è la voglia di creare una cosa di inediti. Vediamo. Allora l'aspettiamo con ansia. Grazie mille, non fatevi venire l'ansia, state sereni. Ma tu scrivi però, perché ci piacciono le tue cose. Io scrivo, va bene, un bacione grande. Grazie a te. Ciao, un bacio grande. Rossana Casale è davvero una grande artista e di lei ascoltiamo per intero Brividi, questi brividi che ci ha regalato in tanti anni, questi anni di musica, di grande musica italiana. 30 anni da brividi proprio. 30 anni da brividi, certo. Cadiamo come petali, piangere e già sentirsi invisibili, ed ogni volta un po' più liberi da questa realtà. Fuori e dentro.